Amici di Birra Mon Amour, benvenuti in questa nuova puntata di Guida agli Stili. Oggi vi portiamo a Trieste, sulle tracce della Vienna Lager, tipologia ideata da Anton Dreher nel 1840. Il nostro riferimento per gli aspetti organolettici sarà la birra Lucky Shoes, del birrificio artigianale Città Vecchia di Trieste. Lucky Shoes era una fabbrica di scarpe, si trovava nella zona del Porto Vecchio, ai tempi del libero territorio di Trieste. Era controllata dagli americani e impiegava tra le 350 e le 1000 operaie triestine. Questa birra volle quindi essere un omaggio alla storia della città, resa così affascinante, da tutti quei periodi che ha vissuto sulla propria pelle. Nella seconda parte del video seguirà una degustazione guidata direttamente assieme ad Enrico, il mastro birraio. Ma prima ci teletrasportiamo nella sala produzione per qualche cenno storico. Vienna, capitale dell'impero austriaco. Come ci spiega Andreas Krenmeier in Vienna Lager, le bevande di più largo consumo erano il vino e il most, una variante austriaca del sidro di mele. E la nostra bevanda preferita? Beh, nelle taverne di Vienna avremmo sorseggiato una birra scura, torbida, dal profilo amaricante e dalle spiccate note di fumo. Questo perché i malti erano affumicati a fuoco vivo, a fiamma diretta, e questo restituiva alla birra toni cupi, ma presto il mercato verrà rivoluzionato. Klein Schwechat, poco fuori Vienna. Nel laboratorio del suo birrificio, Anton Dreher sta lavorando ad un malto chiaro, al fine di produrre una birra più gentile, più facile da bere. L'idea nasce durante un viaggio nel cuore dell'impero britannico. Londra, 7 anni prima. Un giovane birraio, poco più che ventenne, sbarca da una nave. È il nostro Anton. Sta raggiungendo il collega Gabriel Sedelmeier per un viaggio tra Inghilterra e Scozia. È in corso la prima rivoluzione industriale inglese e i due vogliono capire quali innovazioni tecniche stiano applicando gli inglesi alla produzione della birra. In particolare, Anton rimane affascinato dalle tecniche di essiccazione e tostatura del cereale, che tenterà di replicare in patria. A questo fine è essenziale il forno all'inglese. Ma di quale marchingegno stiamo parlando? Immaginiamo delle mensole di lamiera sulle quali è distribuito il cereale che deve essere essiccato. Immaginiamo dei tubi che corrono orizzontalmente e che distribuiscono in modo uniforme il calore. In questa maniera è possibile produrre un malto dal colore decisamente chiaro rispetto agli standard dell'epoca. È il malto ribattezzato Vienna. Leggermente caramellato, conferisce alla birra toni che variano dal loro carico al arancione all'ambrato. La ricetta della nostra Vienna Lager si completa con lieviti a bassa fermentazione, dono di quelle Gabriel Sedelmeier, compagno di viaggi oltremanica e futuro titolare del birrificio Spaten di Monaco di Baviera, acqua di media durezza prelevata direttamente dai pozzi di Klein Schwechat del birrificio di famiglia, e lupolo Saaz, il più pregiato dei lupoli boemi. Questa ed altre intuizioni permetteranno ad Anton di edificare un vero e proprio impero. Espande il birrificio di Klein Schwechat. Acquista un secondo stabilimento in Boemia e un terzo in Ungheria. Infine, gli eredi acquistano la fabbrica in Trieste. E proprio a Trieste troviamo una birra che rinnova questa lunga tradizione ottocentesca, la Lucky Shoes di Città Vecchia. E dunque, degustazione.
Ciao amici di Birra Mon Amour, siamo ritornati al birrificio Civitavecchia. Intanto ringraziamo il solito Eugenio che con la sua saggezza e la sua conoscenza ci ha spiegato nel dettaglio cos'è lo stile Vienna Lager, le sue origini, le sue caratteristiche, e quindi è ora ovviamente di provarla col nostro palato, con i nostri occhi e col nostro naso. E quindi anche per questo noi abbiamo scelto la Lucky Shoes del birrificio Civitavecchia, proprio perché noi consideriamo un'eccellenza del territorio italiano, del Friuli Venezia Giulia, ma anche perché per l'appunto ha diversi concorsi, tra cui Enrico, birra dell'anno di Rimini, è salita sul podio della sua categoria, cioè delle birre ambrate oscure a bassa fermentazione di ispirazione tedesca. Esatto, vedete, tra l'altro Enrico Pastori è molto preparato, perché ricordiamo che è il mastro birraio, quindi è la persona che è dietro le quinte e che ha creato una birra del genere. Quindi ovviamente chi meglio di lui potrà spiegarci nel dettaglio la degustazione di questa birra. Bene, posso andare? Vai, come no, andiamo. Certo, vai. Eccoci qua, quindi, tanto salute. Intanto, esatto, cin. Allora, spiegaci. Iniziamo subito un po' col dire che volevamo produrre una birra in stile Vienna, in omaggio un po' al territorio in cui ci troviamo. Le Vienna sono delle birre a bassa fermentazione di ispirazione appunto tedesca, che sono arrivate qui durante il dominio dell'impero austro-ungarico, motivo per cui volevamo produrre una birra in omaggio al territorio di Trieste, insomma della nostra regione. È una birra che visivamente, come potete notare, si presenta di un bel ambrato carico, volevamo quasi che ricordasse un po' il fuoco, no? E quindi abbiamo utilizzato un mix di malti che ci permettesse di ottenere questo colore. Il malto tradizionalmente utilizzato per produrre questa tipologia di birre è proprio il malto Vienna, che è un malto leggermente più tostato rispetto al malto Pils, che è il malto base utilizzato per produrre la maggior parte degli stili, a cui noi abbiamo aggiunto dei malti Cara Monaco, che sono questi malti dal colore decisamente più carico, e questo deriva dalla tostatura a temperature più elevate, che poi si riflette nel colore che trovate nel bicchiere. Anche se posso aggiungere, cara sta per anche caramello, quindi anche il colore, sempre che riporta un po' gli zuccheri, già si inizia a presupporre. Esatto, cioè ci aspettiamo che questa sarà una birra che avrà un corpo e un gusto prettamente maltato, che quindi non andrà a esaltare gli aromi freschi del luppolo, ma andrà a esaltare un po' la complessità e il gusto del malto. Prendiamo un bel respiro e ci tuffiamo dentro. E qui secondo me già si può sentire che è la parte maltata quella che prevale. Quindi qui ci sono questi begli aromi di cereale subito, ma anche di crosta di pane, che sono tipici di una iniziale tostatura a bassa temperatura, per poi passare a quelle che sono le note più complesse, quindi come dicevi tu, le note caramellate, ma anche biscottate, tipiche dei malti Monaco, Cara Monaco tedeschi. Detto questo, andrei subito a dare un bel sorso. Certo, prima io però sempre un cin lo faccio, perché bisogna. Salute. Salute. Emerge secondo me subito, almeno da parte mia, da parte nostra del birrificio, c'è sempre una ricerca anche nell'ottenimento del giusto livello di carbonazione della birra, che non vogliamo sia troppo presente, ma deve essere una bollicina sinuosa che scivola sul palato, accompagna il gusto e il sorso. Qui ritroviamo un po' quelli che sono i sentori che abbiamo ritrovato al naso. La nota forse che al naso chiaramente non si può sentire è la percezione dell'amaro, che arriva in seconda battuta, quindi nella parte retronasale compare questa sensazione amara che invoglia un po' il sorso, perché ricordiamo che comunque è una birra da 5.1 gradi alcolici, quindi non è un birrone corposo, gli si dà importanza grazie all'utilizzo dei malti tostati, ma deve essere sempre una birra scorrevole.
è sempre, pur sempre una birra a bassa fermentazione, nata per andare a anche equiparare un po' le classiche Helles, dandogli un po' più di importanza con i malti tostati. Ecco, un'altra cosa che io aggiungo ancora, che per l'appunto dal video non si può sentire, è per l'appunto questo amaro che va a chiudere, a differenza di una lager a bassa fermentazione chiara, l'amaro terroso, quindi è molto asciutta come birra, nonostante abbia la parte dolce iniziale più forte, però anche l'amaro lo controbilancia dall'altra parte. Giusto? Sì, assolutamente d'accordo. Diciamo che a differenza di una classica birra ambrata, bassa fermentazione tedesca, questa tende a giocare più sulle sensazioni secche, quindi non sulle morbidezze. Decisamente ecco. Più secche, con questo amaro dato dal lupolo che insomma invoglia la beva. Giusto per chiudere ancora questa degustazione, visto che abbiamo descritto i malti, se ci dici anche che lupolo, se ci dici questo certo, segreto. Sì. Beh, allora, noi utilizziamo l'unico filo conduttore che contraddistingue tutte le nostre birre, l'utilizzo del lupolo in amaro, che è un lupolo nobile tedesco, che è l'Hercules, che quindi noi aggiungiamo all'inizio della bollitura per donare la prima sensazione amara tipica delle nostre birre. Mentre per quanto riguarda questa birra nello specifico, abbiamo utilizzato l'Allertauersbrucker, che è un lupolo tipico della zona dell'Allertau in Germania, che dona queste note prettamente terrose che si ritrovano appena appena percettibili al naso, perché chiaramente non è una birra in cui vengono esaltati i lupoli, ma sicuramente di più in bocca, che vanno un attimino a chiudere il cerchio aromatico gustativo di questa birra. Per l'appunto, dopo averla degustata anche da sola, che va benissimo, noi, come vedrete anche nell'episodio della degustazione cibo birra, l'abbiamo abbinata anche a dei bellissimi piatti. Però anche chiedo a te, per chi guarda esclusivamente questo episodio, con cosa possiamo abbinare una birra del genere con queste caratteristiche, Enrico? Beh, questa è un'ottima domanda, perché credo sia una birra che innanzitutto per gli amanti del genere si stia bene anche da sola. Puoi iniziare subito col berti una birra di queste senza sentirti appesantito da un corpo troppo importante. Appunto, abbinando questa birra, un po' come abbiamo degustato prima al Don Bistrò qui vicino in Borgo Grotta Gigante, l'abbiamo abbinato con un uovo cotto a bassa temperatura a 65 gradi, con questa purea di zucca, delle patate leggermente affumicate e una punta di tartufo nero istriano. Sì. A questo proposito mi ricollego, perché effettivamente dei cibi con una appena appena accennata nota affumicata, secondo me con questa birra sono la morte sua. Ragazzi, era veramente eccezionale, credetemi, un'esperienza da provare, perché le parole non descrivono le emozioni che si possono passare facendo questo abbinamento, vero Enrico? Assolutamente d'accordo. Pochi conoscono questo stile, ma molti conoscono lo stile che vi sto per dire, che è quello dell'Oktoberfest o della birra di marzo, detta Marzen in tedesco, che per l'appunto viene, grazie al grande evento che si fa a fine settembre in Germania dell'Oktoberfest, viene rinnovato e quindi molti lo conoscono. Le differenze con una Vienna Lager quali sono? Beh, allora, innanzitutto, visto che ce l'ho qua sotto, passiamo dalla bottiglia alla lattina, quindi passiamo da Civitavecchia ad Anticorpo. Le Märzen sono delle birre sempre di ispirazione tedesca, come dicevi tu, prodotte in occasione dell'Oktoberfest, quindi sono, diciamo, questo vale prettamente per l'antichità, quando ancora le tecnologie non lo permettevano, ma sono le ultime birre che venivano prodotte nella stagione di produzione della birra, che ricordiamo era l'inverno, cioè fine autunno, inverno e primavera, quando le temperature permettevano un corretto affinamento di questo prodotto. Quindi la Marzen era l'ultima birra prodotta nella stagione birraria e veniva fatta affinare per tutto il periodo che portava poi all'Oktoberfest, quindi alla festa di settembre-ottobre. Quindi un lungo affinamento per una birra da una gradazione alcolica un po' più importante rispetto alle Vienna, quindi saliamo di circa, riusciamo a salire quasi anche di un grado, nel nostro caso l'abbiamo fatta un attimino più leggera, quindi sono 5 gradi e 1 per la Lucky Shoes, 5 gradi e mezzo per la Kreuzberger, che è la nostra Märzen. E, altra caratteristica che le contraddistingue, o meglio che le differenzia, sono la secchezza per la Vienna e invece la morbidezza per la Märzen.
Ecco, quindi trovate anche la sfumatura addirittura. Questa è una cosa veramente da pochi birrifici, ed è anche bello questo contrasto che c'è tra Civitavecchia e Anticorpo, così uno può provare a 360 gradi. Esatto, è il nostro birraio, sì. È il nostro, diciamo, lato bipolare. Poi Civitavecchia è un po' Anticorpo. Esatto, però a noi piace così. Fino a che avrò la forza, ci sarà sempre la Vienna nel nostro catalogo. Grande, quindi guarda, mi dai il là per fare l'ultimo brindisi, salutare chi ci segue. Ancora grazie a te Enrico per le magie che ci regali con Civitavecchia Anticorpo, e noi ci rivediamo presto come al solito. Salute. Salute.